Buonasera, iniziamo questa seduta di Consiglio Comunale del 18 ottobre 2023, sono le 18:13 minuti, prego segretario per l'appello. Allora, Giuliano Auricchio, Comunale, Gorrasi, Giuliano Giuseppe, Urti, Incavito, D'Angelo, Miano, Brenca Mariana, Mauro Lorenza, Capuano Giuseppe, De Mattei Giuseppe. La seduta è valida. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione verbale della seduta precedente. Lascio ancora la parola al segretario per darne lettura. Allora, lettura e approvazione dei verbali della seduta del 27/7/2023, richiamate le deliberazioni consiliari dalla numero 25 alla numero 30 del 27/7/2023, ritenuto di dover approvare il verbale delle stesse, propone di deliberare di dare atto di approvare i verbali delle sedute delle deliberazioni consiliari dalla 25 alla 30 del 27/7/2023. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Passiamo al secondo punto. Articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267/2000, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per spese di gestione del pozzo in località Fonte, consorzio di bonifica Pestum. Prego vice sindaco per l'illustrazione. Allora, nel territorio comunale, come sapete, c'è un serbatoio dell'acqua alla località Fonte. Gli oneri finanziari sono stati divisi a metà. La corrente elettrica veniva pagata al 50%. 77. A metà, dice l'ufficio tecnico. Le spese di gestione. Ah. Al 30. Va bene, grazie. Allora, il 3 settembre 2019 è pervenuta nota del Consorzio Bonifica di Pestum per... Posso? Quindi nel 2019 il Consorzio di Bonifica ha chiesto il pagamento di 142.985. Con delibera numero 50 il Consiglio Comunale, sempre 2019, ha riconosciuto tale debito. Successivamente il Consorzio nel 2020 ha comunicato che bisognava procedere alla liquidazione delle altre somme non comprese all'interno dell'atto deliberativo numero 50 del 2019. Quindi, a seguito di una verifica dettagliata tra i nostri dirigenti e quelli del Consorzio, è emerso che c'è un debito di 30.547 a favore del Consorzio. Quindi la proposta è munita del parere favorevole del revisore, del responsabile dell'ufficio ragioneria, del responsabile dell'ufficio tecnico. Quindi si chiede l'approvazione e l'immediata esecutività. Venti. Prego, consigliere Capua. Allora, premesso che chiaramente è un debito da onorare, quindi su questo non si discute. Quello che un po' sembra strano è che per il pozzo di Fonte la spesa era certa, cioè in ogni bilancio si doveva mettere una posta praticamente per sopperire alle spese del pozzo di Fonte. Poteva esserci chiaramente una variazione in base al costo dell'energia elettrica, poteva essere superiore o inferiore a seconda di come
andava il prezzo, però ci doveva essere. Quindi se si è accumulato questo debito negli anni è forse perché qualche rata erroneamente non è stata pagata o come mai? Non ho capito. Allora mi ripeto, per quanto nel bilancio ogni anno era prevista la spesa del pozzo di fonte, no? Perché sì. Era una spesa certa, sapevamo tutti di dover pagare una certa somma che poteva avere delle fluttuazioni in base a magari al prezzo della corrente elettrica, poteva essere superiore o inferiore a seconda di come andava la spesa, come di quanto costava a kilowattora. Ora, se si è accumulato un debito è perché evidentemente negli anni le rate non sono state pagate e quindi se nel bilancio c'era quella posta non è stata utilizzata e non sono state pagate le rate, si è accumulato un debito e adesso lo dobbiamo giustamente pagare, quindi voglio dire voteremo assolutamente a favore, su questo non si discute. Però ci chiediamo come mai, cioè, queste spese non sono state onorate anno per anno e dove sono finite, cioè in avanzi di amministrazione, in qualcosa. Cioè, ci sembra strano, non è una spesa così imprevista, imprevedibile per cui abbiamo dovuto far fronte. È una spesa, diciamo, rientra nelle spese correnti, quella del pozzo di fonte. Quindi volevo ricordare all'ex sindaco Capuano che il dirigente dell'epoca era Paraggio, l'ingegnere Paraggio. Sappiamo tutti che è stato dipendente, poi se n'è andato, la pratica la gestiva lui, non certamente il sindaco, il vice sindaco e i consiglieri vanno a gestire. Sono cose queste che competono e di gestione. Quindi dove sono andate a finire i soldi? I soldi non ne maneggia il comune, l'amministrazione, la maggioranza, sempre con queste solite allusioni, dove sono andate a finire i soldi? Dove sono andate a finire? Ma perché lei sa quando era previsto in bilancio all'epoca se c'era la copertura? Sicuramente non c'era, tanto è vero che si è dovuto arrivare a un concordato nel 2019 per pagare 142.000 euro in una sola volta. Perciò cerchiamo di mantenerci un po' più obiettivi, più seri, non cavilliamo ogni volta e cerchiamo il colpevole. Se andiamo a vedere poi a ritroso debiti fuori bilancio, e ce ne sono stata usa pure durante la sua gestione, nessuno ha cavillato mai, nessuno ha detto niente, quindi propongo l'approvazione. Giusto per chiudere, non si vuole cavillare niente, ogni volta che si fa una cosa. E allora non facciamo... ci dice dove sono andate a finire i soldi, perché lei non sa se c'erano i fondi in bilancio. Poi è una somma che parte dal 2004, quando lei era sindaco. C'è stata quella sanatoria, l'ha detto lei che è stato chiuso. La tutto. Sanatoria rivista dal consorio che ha detto che non andava bene, perché non era stata riconosciuta tutta. No, vorrei solo fare una domanda al vice sindaco in quanto assessore al bilancio, poiché praticamente è pervenuta una nota a protocollo dell'ente nel 2020 con cui praticamente il consorzio diceva che bisognava pagare altre quote. Mo siamo nel 2023, domanda credo legittima da fare un assessore al bilancio: come mai siamo arrivati al 2023 se questa nota è pervenuta al 2020 per approvare questo debito fuori bilancio? Perché non è stato previsto in sede di approvazione del bilancio, abbiamo dovuto fare una variazione al bilancio adesso se la nota è pervenuta nel 2020? Noi non facciamo nessuna variazione di bilancio adesso. Dove debito fuori bilancio, mi sono imbrogliata con il punto poi, successivo. No, non c'è. Poi, ma perché voi che all'esterno dite che sapete tutto, invangate, dite una serie di fesserie, perché non andate al comune dai responsabili, perché queste sono atti di gestione e vi fate Sì, ma lei è assessore al bilancio. Voi...
l'assessore al bilancio lo faccio al comune, qua venga a relazionare un atto dovuto, che se lo volete votare lo votate. Quindi in sede proprio di consiglio consigliere non può fare una domanda a un assessore. Voi non potete venire qua a chiedere com'è, come quando voi avete l'obbligo di andare al comune, dagli uffici, dai responsabili, e vi diranno quali sono i motivi, che il fascicolo dopo paraggio non si trovava. L'hanno dovuto ricercare in archivio, si sono dovuti incontrare i tecnici e c'è una relazione dettagliata dove hanno ricostruito, il consorzio ha mandato le bollette della luce, hanno ricostruito il tutto, hanno rifatto i conti, hanno allegato tutte le bollette a centesimi, hanno dimostrato tutto, ma voi queste cose dovete fare i consiglieri, dovete andare al comune, dovete parlare con i dirigenti, non dovete parlare con noi. Questa è una proposta che viene dal dirigente dell'ufficio. Quindi tutte le notizie tecniche ve le può dare l'ufficio in modo dettagliato. Prego, De Matteis, prego. No, mi fa specie sentire che il vice sindaco dice che qui non è l'assessore a bilancio, quando in realtà la delibera la presenta, penso, in qualità di assessore a bilancio, se no la potrebbe presentare chiunque altro, cioè tutti gli altri che stanno perennemente in silenzio. Quindi, caro vice, se la presenti tu, significa che sei l'assessore al bilancio in questo momento e tale rappresenta. Non puoi dire che lo fai sopra il comune e qui non lo fai. Non è che l'assessore lo facciamo a giorni alterni, se entriamo in questa sala non siamo assessori, se usciamo da questa sala siamo assessori. Sei l'assessore, hai le competenze, te lo riconosciamo anche, però non venire qui a dire che non sei l'assessore, perché anche qui sei un assessore, sei l'assessore al bilancio con le tue competenze. Non ci replicare sul fatto che noi cavilliamo queste cose, noi capilleremo al quadrato queste cose, perché quando si tratta di soldi dei contribuenti, cioè di soldi che pagano le persone, tutti i cittadini di Rocca d'Aspide, noi cavilleremo anche la singola virgola, anche l'euro in più o in meno, noi lo cavilleremo, quindi non ci lamentiamo se cavilliamo su queste cose, lo facciamo perché non sono i soldi nostri, sono i soldi dei contribuenti e noi vogliamo che vengano gestiti nel migliore dei modi. Non come per esempio è successo per la rotatoria, tutte quelle migliaia di euro spese su una rotatoria. Noi i soldi vogliamo che vengano gestiti nel migliore dei modi, in tante situazioni. E non vado oltre, per dire semplicemente che non riesco a capire questo modus operandi. Adesso la colpa è di Paraggio. Io non lo riesco a capire, non perché Paraggio non c'è più e lo nominiamo nonostante non c'è più, visto che in questo momento non può nemmeno sindacare l'eventuale tua affermazione. Ma al tempo stesso dico, come mai? Quando le cose vanno bene e sono i funzionari a farle, ve ne prendete il merito. Quando invece c'è qualcosa che non va, la colpa è di Paraggio, è sempre la colpa di qualcun altro. Di qualcuno che si mette contro, di qualcuno che se n'è andato, di qualcuno che è scappato, di qualcuno che non si trova più in questo paese. Allora, dobbiamo capire, quando una cosa è buona, vi prendete i meriti. Quando non è buona, la colpa è degli altri, allora o scegliete una linea dritta, e vi operate sempre allo stesso modo, oppure non va bene fare il faccendiere da una parte all'altra a seconda delle situazioni. Cerchiamo di avere una linea diretta. Qui sei l'assessore al bilancio, l'hai rappresentato la cosa, va bene così, ma noi non ritorniamo su quella questione che noi cavilliamo. Noi cavilliamo, ripeto, anche il singolo euro, perché non sono i soldi nostri, ma rappresentiamo i soldi di tutti quanti, che vorremmo vengano gestiti nel migliore dei modi. Sì, prego, sindaco. Allora, volevo solo precisare una cosa. Soldi dei contribuenti, ma ritenete che ci sono degli abusi su questo? Ci sono dei sperpi? Allora non dite cose sempre. Voi è avvilente. Io sono l'assessore al bilancio e me ne assumo le responsabilità. Ma non faccio l'impiegato. Io non ho criticato. Io non faccio attenzione, l'impiegato. Io ho criticato consigliere De Matteo, vuoi fare sempre le solite polemiche. Noi non cavilliamo nulla, noi discutiamo ogni singolo euro. Ma che ti vuoi studiare? Tu non hai capito proprio niente. Tu non capisci niente.
quando venite a cavellare su un debito fuori bilancio. Presidente, sono ammesse, che la legge sono ammesse questo è tipo un atto di parole. Dovuto, Presidente, non mi devi ridere. Le sta rispondendo, consigliere, ma non faccia sempre polemiche, per cortesia. Le sta rispondendo. È giusto, vicino a un nuovo segretario, è giusto. Prima lo ha chiamato. Giusto dire che non capisco niente, no? Prima lo ha chiamato, faccia in dire. Che cosa definisce? Consigliere De Matteis, per cortesia, non faccia sempre polemiche. Questi termini scurrili sono ammessi in questo esercizio. Ma prima mi sembra di aver capito anche la parola. Debito fuori bilancio è un atto dovuto, sì. Prego, chi lo prego. Vuole votare lo vota. Prego, sindaco. Ma io non ho capito qual è l'argomento, la discussione, che state discutendo. Io questo vorrei capire, che state discutendo? I solita demagogia, De Matteis, i soldi dei contribuenti, noi siamo i paladini della legalità. Così, se fosse i paladini, come dite, del controllo, saresti andata all'ufficio sull'argomento e avreste verificato la ricognizione, perché è maturato dopo 3 anni di verifiche. È tanto semplice, è la logica proprio, è una logica. Se ti faccio una lettera e ti arriva una lettera dove ti chiedo che voglio 100 perché c'è un rapporto che si sviluppa in continuità per anni e probabilmente mi chiedi una fattura non pagata, io devo verificarla diligentemente. E chi lo fa questo? Lo fanno gli uffici, mica lo fa il sindaco. Quindi vai a verificare lì e ti rendi conto che quella ricognizione è stata appurata e è stata accertata che probabilmente era dovuto, se no non si portava. E quando si porta un debito fuori bilancio si discute sulla legittimità o meno, punto. Non si entra nel merito della questione. Il merito della questione avreste dovuto affrontarla se vi fosse stato un pagamento illegittimo di un debito che come tale non poteva essere riconosciuto come debito fuori bilancio. Allora sì che puoi aprire una discussione. Tu dici mi stai facendo votare un debito che non è tra quelli che può rientrare senza il 194 nessuno, tra quelli da riconoscersi, e mi vuoi far votare un debito che non devo riconoscere, lo vuoi far accollare. Questa è la questione che dovreste fare voi. Sul resto è gestione. È un rapporto tra l'altro di somministrazione, ma quante volte può scappare una fattura? Non lo so se è scappata, non lo so nemmeno se probabilmente questo sia il risultato dopo che c'è stato il trasferimento della gestione delle competenze tra ASIS, consorzio, nella riorganizzazione, una ricognizione finale. Quindi che parlate? Di che cosa parlate? È o non è un debito che va riconosciuto? Il consigliere Capuano ha detto che è un debito che va riconosciuto, punto. E se va riconosciuto è perché c'è un parere degli uffici tecnici e finanziari che dicono che va riconosciuto, e il consiglio è tenuto, è obbligato a riconoscerlo, e basta. E che vogliamo dire più? L'assessore al bilancio lo è, non lo è? Che questione è questa? I soldi dei cittadini sono tutti, sempre, e noi li siamo molto attenti a gestirli nel migliore dei modi, così facendo gli investimenti, facendo le cose. Io questo vorrei che fosse chiaro a voi, ma non lo è, perché mi rendo conto che voi dovete speculare, dovete fare le cose, ecco qua, che ci producete quotidianamente attraverso istanze inutili, vacue, insignificanti. Voglio far sapere, manteniamoci in argomento, sì. ma giusto per dire qual è l'atteggiamento. Io è giusto replico, continuare, giusto. Io replico al consigliere Capuano o al consigliere di minoranza o a qualsiasi altro consigliere che assume una posizione e fa una critica politica, e sulla base di quell'argomento che lui pone a base della critica politica, ma voi consentite che io replico. E se in questo momento si va oltre quello che è il tema oggetto dell'ordine del giorno, ma voi consentite che io poi debba replicare anche sul piano politico? A che cosa? Non all'argomento, a chi mi porta fuori l'argomento per discutere della legittimità dell'utilizzo dei fondi dei cittadini e ne fa una questione. Allora è chiaro che poi chi la produce questa istanza, chi la produce questa sollecitazione critica? E il consigliere, e a chi mi devo rivolgere? E il consigliere si sente sempre offeso sistematicamente. Ma insomma, cerchiamo di essere un poco adulti, perché purtroppo io mi sto rendendo conto, ma lo dico e chiudo in termini diciamo generali, che qua si sta trasformando il consiglio comunale in un asilo infantile su questioni che veramente a volte,
e questa mole di atti che quotidianamente arrivano al comune, a volte si vuole sapere un gas se è stato a virgola, poi ve le leggerò quando sarà il momento, ma insomma cerchiamo di stare sulle questioni politiche e sulle questioni amministrative, cerchiamo di fare le persone serie soprattutto, evitando l'emulazione, perché questo è tutto atto emulativo, è una valanga di atti emulativi che non servono a niente, non hanno nessun costrutto. Oggi siamo qui per discutere di un debito fuori bilancio che gli uffici hanno prodotto e che noi dobbiamo votare, se ritenete di votare, se no vi astenete come fate sempre, o votate contro. Ma se arriva questa proposta qui oggi, sapete perché ci arriva? Perché gli uffici tecnici, contabili, hanno registrato che c'è una partita di debito che va riconosciuta. Punto. E il 194, il codice del testo unico degli enti locali, ci impone di riconoscere. Noi non possiamo fare altro, né possiamo andare a criticare chi ha prodotto questo debito, perché può starci nella gestione, può essere una sentenza, può essere un titolo esecutivo, può essere una rata di mutuo, può essere come in questo caso una partita riconosciuta nello scambio di rapporti che sono intervenuti e quindi si fa una ricognizione del dare e avere, come sempre accade. Si fa dopo 3 anni, perché? Perché dopo 3 anni si accerta. E quando si è certi dell'esistenza, automaticamente si porta in dubbio e basta, e quindi è sicuro. Questo è l'argomento. Va bene? Posso rispondere? Ancora se è vietato, non rispondo. L'argomento è stato ampiamente discusso. No, c'è la possibilità di replica. Non mi può impedire di parlare. Segretario, Presidente, perché mi impedisce? Passiamo di a votazione. Già su questo argomento che non è Sindaco, per cortesia, passiamo perché a votazione. L'argomento parlare. È stato già ampiamente mi trattato. Non è passiamo parlare. A votazione. Quale articolo dello statuto fa riferimento? L'argomento è stato ampiamente trattato. Quindi passiamo a votazione. Allora, chi è favorevole alla verbale che non mi è concesso di parlare? Sindaco, per cortesia, consigliere, la richiamo all'ordine. Ampiamente trattato. Dello statuto passiamo a votazione. Chi è favorevole alla proposta? Chi è favorevole? Quindi unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Come votazione precedente. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione finanziaria 2023-25, articolo 175,2 del decreto legislativo 267-2000, relazione sempre del Vice Sindaco, prego. Allora, il funzionario dell'area economico-finanziaria ha trasmesso per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale l'allegata proposta riguardante la variazione di bilancio 2023. La seguente variazione comporta una variazione di competenze di cassa di 26.710 euro. Con detta variazione permangono gli equilibri di bilancio. La proposta è munita del parere favorevole dell'organo di revisione. Si chiede l'approvazione. Interventi? Intervento, chi è favorevole? 8 favorevoli, astenuti? 4. La proposta viene approvata. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, quindi come votazione precedente. Passiamo al quarto punto, approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2023 senza l'articolo 11 bis del decreto legislativo 118 del 2011, relazione ancora il Vice Sindaco, prego. Il funzionario dell'area economica finanziaria ha trasmesso per l'approvazione da parte del Consiglio l'allegata proposta riguardante il bilancio consolidato 2022. Dalla stessa si evince che con delibera di Giunta Comunale 181-2023 si è proceduto ad approvare l'elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci. Dall'esame complessivo delle partecipate utile perdita di esercizio emerge una perdita di 52.087 a carico delle società partecipate
il conto economico consolidato 2022 del gruppo amministrativo pubblico, del gruppo amministrazione pubblica del comune di Rocca d'Aspi si chiude con un risultato positivo di 4.188.630,68. La proposta è munita della nota integrativa e della relazione dell'organo di revisione con il parere positivo. Si chiede pertanto l'approvazione della proposta e l'immediata esecutività della deliberazione. Interventi? Prego, De Mattesi. Mi è concesso? Prego, ho dato la parola. Allora, prima di manifestare le mie perplessità su questo punto all'ordine del giorno, partirei su una sulla nota integrativa che c'è stata allegata tra i documenti, in cui il responsabile del servizio finanziario giustamente ribadisce dei punti che secondo me vanno ridetti. Il bilancio consolidato ha il compito di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso varie attività, in particolare le società controllate e partecipate. Pensare all'amministrazione di un ente è fondamentale tenere tutto d'insieme, cioè il comune e gli enti partecipati. Quindi si sottolinea l'importanza delle partecipate. Per poter arrivare a discutere di questo punto oggi, sia la relazione del revisore, sia tutto il bilancio consolidato, fa riferimento al decreto legge 118 del 2011, principio contabile. In particolare il bilancio consolidato, apriamo il documento della legge che sarà il driver della discussione di oggi, l'articolo di legge 118-2011, in cui si ribadisce, vi leggo la parte, in particolare il bilancio consolidato deve consentire di ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e di società che fanno capo all'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico. Si tratta di un file Word che chiunque può scaricare, in cui nella pagina 29 si ricorda ancora una volta, tenuto conto dell'asseverazione avvenuta in sede di rendiconto, in sede di bilancio consolidato non dovrebbero emergere situazioni differenti da quelle asseverate dai rispettivi organi di controllo. Cioè, la legge a cui il revisore dei conti fa riferimento dice chiaramente, l'allegato 4 di 4, che l'asseverazione che veniva fatta al rendiconto doveva essere ribadita oggi, cioè ritorna indietro di qualche mese, il giorno in cui fui criticato anche lì me ne fu detto di tutti i colori, in cui io vi dissi guardate che stiamo approvando una relazione al rendiconto che dice l'organo di revisione in base all'articolo 118-2011 non ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati. L'organo di revisione, sempre in base alla legge a cui vi ho fatto riferimento, riportanti debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati, non recano l'asseverazione, oltre del presente organo, dell'organo di controllo degli altri enti. Cioè, tradotto, due mesi fa io vi criticai e vi dissi il revisore dei conti, nella relazione allegata, dice che non abbiamo la doppia asseverazione, cioè non abbiamo il visto contabile dei revisori dei conti delle società partecipate rispetto al visto contabile del nostro revisore, si chiama doppia asseverazione. All'epoca il revisore dei conti lo mise nero su bianco, disse che non ce l'abbiamo. Io vi dissi perché non c'è stato messo, voi naturalmente dite che io faccio il paladino, ho le varie frasi che non voglio ripetere, quello dell'assistente dell'insegnante di sostegno, altra cosa. Vabbè, oggi sono dettagli, ma faccia attenzione, facciamolo finire di parlare. Sono delle frasi brutte e non rispettose in tema di inclusione che dovrebbe appartenere a questo comune. Però perché ritorno sull'argomento? Il principio di contabilità dice che noi oggi dobbiamo confermare un'asseverazione già fatta. Apriamo la relazione del revisore che ci è stata allegata. Data 26 settembre 2023. Le premesse sono importanti e su alcune di queste ritornerò alla fine. In particolare dice i principi contabili applicati dell'allegato 4.4, legge 118 del 2011 che vi ho letto prima. E poi fa riferimento alle linee guida della Corte dei Conti, sezione autonomia, approvate con delibera numero 16 del 2020.
Già qui ci troviamo di fronte a una situazione molto particolare, perché le linee guida aggiornate ultime sono del 2022, il revisore fa riferimento a quelle del 2020, ma occorre leggere quel paragrafo che non viene rispettato, in cui dice la Corte dei Conti, e non è che lo dico io, l'obbligo di dare dimostrazione delle conciliazioni dei rapporti di debito-credito è garantita dal decreto legge 118/2011, quindi stiamo parlando di una cosa scritta nero su bianco su un articolo di legge. Sul punto è stato rilevato che trattasi di obbligo informativo e che parte integrante della relazione sulla gestione allegata al rendiconto, rientrando nella disponibilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale illustrare gli esiti della verifica, che non sono mai stati illustrati, e fa riferimento alla delibera della Corte dei Conti del 2016. Sezione numero 4 delle linee guida a cui fa riferimento il nostro revisore dei conti nel portarci oggi questa relazione qui che voi oggi ci proponete di approvare, dice: la sezione quarta concernente le verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo, i revisori nell'ambito della circolarizzazione dei crediti e debiti sono chiamati a verificare l'avvenuta asseverazione dei saldi reciproci tra ente capogruppo e organismi inclusi nel perimetro. Allora, che cosa io dico oggi? Dico che se noi continuiamo a leggere questa relazione, il paragrafo più importante, cioè le verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo, non è presente. Io temo che il revisore dei conti se lo sia dimenticato. Perché io lo so? Perché vado dall'insegnante? No, perché chiunque di noi può scaricare questo allegato, quello dell'ANCRE, cioè quello dell'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori dei Conti, in cui dice nero su bianco come si procede con stendere questa relazione. E il paragrafo, ripeto, più importante in questa relazione manca. Vi spiego perché è importante anche. L'organo di revisione dell'ente doveva dire nero su bianco se è stato o non è stato asseverato crediti e debiti reciproci in base a che cosa? All'articolo 118 del 2011, già in sede di chiusura di rendiconto 2022, cioè quello che già doveva essere fatto. C'è una pagina e mezzo che in questa relazione manca. Cioè manca se sono state rilevate o non sono state rilevate osservazioni, se persistono delle difformità, se sussistono o non sussistono discordanze tra l'asseverazione e la verifica delle società partecipate. Attenzione che quello che io cerco di rappresentare, quello che cerco di rappresentare è che questo argomento qui è la salute del nostro bilancio. Quello che manca è palese, perché sempre nella stessa checklist del revisore dei conti ci sono le domande a cui bisogna rispondere e non sono state risposte queste domande, quindi è un paragrafo che manca completamente, è un paragrafo tanto per, no, chiunque di noi può andare su internet e leggere l'importanza di questo elemento che manca, perché devono essere le asseverazioni obbligatoriamente riportate dalla parte dell'ente capogruppo già in nota integrativa dove essere preso diversamente l'organo di revisione deve chiedere le relative informazioni. Tutto ciò manca. Perché manca? Perché quella sezione numero 4 relativa alla doppia asseverazione che manca e sarà poi frutto di un questionario che bisogna inviare alla sezione BIDAP, cioè alla sezione pubblica. Cosa risponderà alla sezione 4 il revisore dei conti in tutto questo argomento che manca? Attenzione, chi non risponde a questionario? Non rispondono soltanto i comuni sotto i 5.000 abitanti, quindi tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti possono anche non inviare quel questionario. Tutti gli altri sopra i 5.000 sono tenuti ad inviare il revisore dei conti, che cosa? La schermata relativa alle domande, eccola qui, la sezione numero 4. Il revisore dei conti, alla luce della nostra delibera di consiglio, deve rispondere: l'organo di revisione dell'ente ha opportunamente asseverato i crediti e i debiti reciproci in base all'articolo 118 del 2011 e fa riferimento, badate bene, a una delibera della Corte dei Conti. Sono state rilevate delle difformità? Esistono delle discordanze? Come risponderà il revisore dei conti a questo questionario obbligatorio? Io non lo so come risponderà. Dal mio punto di vista è importante sapere le altre società se c'hanno l'ok del revisore dei conti. E ripeto, nelle premesse in questa relazione andate a provare, le linee guida non sono nemmeno aggiornate. Le ultime più aggiornate, però 2022, ribadiscono l'obbligo informativo della doppia asseverazione, che in questa relazione
manca completamente e mancava già nella precedente relazione. Quello a cui si fa riferimento è una delibera della Corte dei Conti. In questa delibera della Corte dei Conti si dice: fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e quindi illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci, l'obbligo dell'asseverazione deve ritenersi posto a carico dell'organo di revisione. L'asseverazione è sempre necessaria. In caso di inerzia, quindi la Corte dei Conti precisa, in caso di inerzia da parte degli organi di revisione, degli enti strumentali delle società, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale adempimento all'organo perché vengono presi i dovuti del caso. Perché è necessario, lo ribadisco, questo paragrafo, di cui sono convinto che è molto probabile che il revisore dei conti se ne sia dimenticato, non sto raccontando barzellette. No, continui. Non è un atteggiamento da sì. L'importanza dell'asseverazione serve a garantire la piena attendibilità dei dati, funzionare alla verifica degli equilibri di bilancio, creando una certezza e trasparenza delle reciproche. Questo lo scrive la Corte dei Conti dell'Emilia Romagna. Per dare trasparenza e veridicità ai bilanci e per salvaguardare gli equilibri di bilancio, evitando emersioni di passività latenti. Questa è la sezione autonomia della Corte dei Conti, che dice e ribadisce l'importanza dell'asseverazione. Attenzione su un particolare, alla luce di quello che oggi voi andate qui a deliberare, questi punti che mancano, come risponderà il revisore dei conti nel questionario? E attenzione che c'è un warning della Corte dei Conti di 2 anni fa. Posso interrompere? No, assolutamente no. Questa è la quarta volta che fa la stessa cosa. Sto parlando io. No, sindaco, facciamolo finire, sindaco. No, deve finire. È la quarta volta che fa la stessa cosa. Non si sta ascoltando. No, facciamo. Non la capisco, ma che dice? Sindaco, la prego, consigliere, continui, finisca l'intervento. Ma forse non ha capito che forse lo ripeto pure 10 volte. Ho capito, ma lo ripeto a se stesso. Me lo ripeto a me stesso, sì, per imparare. Consigliere, sindaco, un attimo, consigliere, prego, continui. C'è un warning della Corte dei Conti che bisogna fare attenzione anche a come compilare questi questionari, perché la Corte ha ricordato che la trasmissione dei dati non è una cosa tanto per, ok? Sono alla base della decisione delle politiche finanziarie, ricordando che chi se ne assume le responsabilità, chi invia quel questionario sulla base di quello che oggi noi abbiamo approvato. Ripeto, manca la doppia asseverazione, ma pur non volendo condividere con me che c'è una franca violazione di un articolo, da questo punto di vista siamo articolo 118-2011, dove si dice in maniera chiara e precisa l'obbligo dell'asseverazione, cioè le società partecipate ci dovevano inviare l'ok dei loro revisori dei conti e doveva essere pure allegato, non c'è né allegato e non c'è stato inviato, si chiama doppia asseverazione, io devo stare tranquillo che le società che poggiano sul nostro bilancio non abbiano dei problemi tali per cui me li prendo io addosso e di conseguenza gravare sul mio bilancio. Io sono convinto, non voglio fare la polemica su questa cosa, sono convinto che è probabile che il revisore dei conti se ne sia dimenticato di inserirlo questo punto. Anche perché il mio parere personale è che oggi avallare questa relazione, in cui francamente manca un pezzo importantissimo, è la sezione 4, lo ripeto 5 volte, della Corte dei Conti, linee guida, il mio parere in questo momento è capire che c'è un pezzo che manca, sarebbe opportuno integrarlo. Anche perché sarebbe opportuno rinviarla proprio questa seduta e ritornare a discutere della stessa relazione modificata. Perché? Perché, e finisco, sempre nelle premesse, al di là che sono riferite le linee guida non aggiornate, ma questo è l'ultimo delle situazioni, sempre nelle premesse, il revisore dei conti scrive, riferita alla relazione Rocca d'Aspide, non di qualsiasi altro paese, ma di Rocca d'Aspide, gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre tale documento, in quanto esclusi definitivamente dall'obbligo, come previsto dal, si è dimenticato l'articolo, è l'articolo 1, comma 831 della legge 145-2018. Cioè, lo rileggo, forse questo lo devo rileggere 4 volte, nella premessa
del revisore dei conti? Sì, sindaco, non le conviene ridere su queste cose. Vorrà una spiegazione dei comuni di 5.000 abitanti. Vice sindaco, vice sindaco, facciamolo finire. Vice sindaco, prego, consigliere, continui. Vedo che il vice sindaco ha capito quello che sto dicendo. Sto dicendo che nella premessa alla relazione del revisore si fa riferimento a comuni sotto i 5.000 abitanti. Noi siamo sopra i 5.000 abitanti e questa è un'affermazione falsa nella relazione che si pone al nostro rendiconto. Questo sto dicendo. Sto dicendo che questo pezzo qui non andava proprio inserito perché Rocca d'Aspide ha 7.000 abitanti. Quindi fare riferimento ad una legge per i comuni sotto i 5.000 abitanti è un grave errore che va tolto. Perché oggi voi andate ad approvare una relazione che presenta un problema sull'asseverazione che non è presente, quindi i debiti degli altri enti non li conosciamo, nonostante un articolo di legge dia l'obbligatorietà che è stata anche ribadita dalla Corte dei Conti. C'è un pezzo, io vi invito a leggerlo se ce l'avete il documento, c'è un pezzo che si riferisce a un articolo di legge che non riguarda il comune di Rocca d'Aspide. Perché dovete avallare un documento che presenta queste affermazioni false? Io questo me lo domando, ma non mi rivolgo al sindaco che ride quando io sto parlando, non mi rivolgo, mi rivolgo agli altri. Voi volete avallare un'affermazione falsa presente in una relazione, allora cosa dico io? Io dico tanto ormai siamo arrivati, tanto, e concludo, siamo arrivati in ritardo ad approvare il bilancio, andava approvato entro il 30 settembre, siamo arrivati con 20 giorni quasi di ritardo. Giorno avanti, giorno dietro, ritroviamoci, l'approveremo tutti quanti. Chiediamo al revisore dei conti di aggiungere questo pezzo importante, fondamentale per il questionario, fondamentale per la salute del nostro comune, della salute del nostro bilancio, e soprattutto chiediamogli di togliere questa frase, perché Rocca d'Aspide ha più di 5.000 abitanti. Quindi andare ad avallare una relazione che presenta un'affermazione falsa, dal mio punto di vista non è una cosa buona, perché se il revisore ha scritto così e voi oggi andate ad approvarla, significa che voi condividete questa affermazione. Ho finito. Sì, prego, sindaco. Allora, voglio dire al Consiglio di votare l'argomento e voglio dire con la massima sommessamente al consigliere De Matteis. Consigliere De Matteis, quando ha fatto soggetto, predicato e complemento, e vedo che l'ha scritto, quindi l'ha fatta l'affermazione, il fatto di ripeterla 18 volte non è che l'avvalora, sempre quella è la domanda. Io credo che lei abbia qualche problema, ma qualche problema serio, perché si ripete su se stesso quasi ad autoconvincersi. Lei c'ha un bello scritto, non so chi gliel'ha fatto il suo scritto, perché non credo che lei abbia queste cognizioni, ma dire 18, se sbobbiniamo, mi riserverò alla prossima, al prossimo consiglio di portarvi questa, la sbobbinatura di questo intervento, ma ve lo dico, glielo dico per la sua salute. Che lei lo ripeta 18 volte, forse 19, Corte dei Conti, 16 volte doppia asseverazione, ma lei crede che questo è perché da chi dovrebbe ricevere non comprende quello che dice, o perché si deve autoconvincersi della bontà di quello che sostiene lei? Quando si è fatta un'affermazione di una questione, si è fatta, è registrata, è incartata. Lei mi sembra un disco incantato, cioè riparte, fa un intervento, è durato 15 minuti, 16 minuti, 20 minuti, ma ha fatto una replica a se stesso. Ma lei ha qualche problema serio? Ma io penso che lei l'argomento non è Giuseppe De Matteis, è il mio stato di salute, che ci penso tranquillo, io al mio stai stato tranquillo, non sto tranquillo agitare. Su nulla stai quando tranquillo, parli queste cose devi parla. Riflettere, devi accendere il cervello, certo, io vengo insultato, non mi devo arrabbiare, ma perché devo dire che stai dicendo? Io non vengo difeso dal presidente, ma devo rispondere a te.
Ma posso rispondere? Rispondimi sull'argomento. Voglio rispondere a quello che dici tu. Sei un sindaco. Sì. Io devo rispondere a quello che dici tu. Devo rispondere a quello che dici tu. Non un insultatore seriale. Devo rispondere a quello che dici tu. Io rispondo. Sei un insultatore seriale. No, io non voglio insultare nessuno. Sei tu che ti senti sistematicamente insultato. Sei tu che ti senti sistematicamente insultato. E non ti rendi conto di offendere un intero consiglio. Perché sì, probabilmente tu hai qualche problema, te lo ribadisco seriamente, perché se tu ti ascoltassi ti renderesti conto che le cose le dici a ripetizione, un attacco e poi realtà. Detto questo, De Matteis, tranquillo, non ti agitare, De Matteis, relax. Detto questo, invito rilassati De Matteis, ma perché mi parli a tu? Consigliere, sindaco, facciamo concludere il sindaco, prego sindaco. Sto dicendo al consiglio, non a De Matteis, a cui ho detto quello che dovevo dire, di votare l'argomento, punto, grazie. Altri interventi? Prego consigliere Capuano. Consigliere De Matteis, lei veramente non ha capito come funziona il Consiglio qua. La regola principale è che la parola finale ce l'abbia sempre il sindaco e il vice sindaco. Questa è fuori discussione, vabbè, deve averla loro perché così hanno ragione loro e questo è tutto. Poi un'altra cosa che non ha capito consigliere De Matteis, è forse il numero degli abitanti che ha Rocca d'Aspro. No, a secondo, cioè se ci serve che dobbiamo essere 7.000, siamo 7.000, se ci serve che dobbiamo essere meno di 5.000, siamo meno di 5.000, dipendono poco. C'è mi felicito che gli assessori Giuliano e la dottoressa comunale non erano presenti, però alla deliberazione della giunta comunale numero 265, del 17/11/2022, approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024, che leggo, preciso proprio, scusa. Che delibera numero? Allora, no, ce l'ho anch'io. Allora, dice ad un certo punto: dato atto che il Comune di Rocca d'Aspide alla data del 31/12/2021 ha meno di 50 dipendenti comunali computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 2 del costo del conto annuale, il Comune di Rocca d'Aspide alla data del 31/12/2021 conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1,2 legge 158 del 2017. Scusa, riferito a che cosa state termine? Questa qui è nella delibera di giunta, gliel'ho detto il numero, glielo ripeto. L'avete fatta no, voi. L'oggetto. Era presente l'assessore. L'oggetto. Allora, numero 265 del 17/11/22. Bene. Oh. Allora, noi scriviamo che quando ci serve dire che siamo più di 5.000 abitanti, diciamo, e quando ci conviene dire che siamo meno di 5.000, lo mettiamo nero su bianco. Falso in atto pubblico. Va bene? Mi dispiace che manca l'assessore Corrasi, Paola, che conosco bene da tanti anni, a cui avrei voluto fare qualche domandina, ma non c'è, e quindi magari gliela farò un'altra volta. Però voglio dire, queste cose pure vengono scritte nere su bianco e vengono usate nelle delibere del Comune di Rocca d'Aspide. Quindi non facciamo tanto i professori e non giudichiamo i fatti. Voi, secondo me, dovreste smettere di giudicare le persone, dire tu sei stupido, non hai capito niente. Giudichiamo il fatto, parliamo del fatto. No, studia il numero, anzi domani mattina vai all'ufficio anagrafe e chiedi bene. Posso?
Prego, prego, vice sindaco. Posso? Prego, prego. Questa delibera sicuramente è un refuso di copia e incolla che non ha niente. Non ha niente, se posso parlare, magari che non interrompo. Sicuramente non ha proprio niente a che vedere con il bilancio. Ne riparleremo al prossimo consiglio, con gli atti alla mano. Non ha proprio niente a che vedere con il bilancio. Questa è una legge. Mi piace parlare con gli atti, non venire a fare filosofo, a fare professore. Siamo stati accusati dal consigliere De Matteo di avallare situazioni false, cioè la registrazione. Ma scusa, qual è la proposta? Qual è la tua proposta? Qual è l'abuso e l'omissione? Fino adesso, no, ti prego, non mi interrompere. Ci vuole spiegare come mandare i questionari alla Corte dei Conti. E so che tiene un bravo portalettere, se ce lo fai venire al comune così facciamo portare direttamente, visto che è abile a portare le lettere, facciamo portare pure questo. Qual è la proposta? Il revisore dobbiamo segnalare alla prefettura che è ignorante, visto che il è così avete detto, avete fatto passare. Ti prego, non mi interrompere. E mi pare che siete in un gruppo che vi dovete aiutare uno con l'altro, se no non state in piedi. Un momento. Avete detto che il revisore ha omesso, si è dimenticato, vuol dire che è ignorante, non ne capisce. Allora mettetela a verbale, votate come volete e segnalatelo alla Corte dei Conti. Pure l'anno scorso avete detto che è stato omesso di fare la stessa cosa, la Corte dei Conti ha approvato tutto, ma venite solo a schignazzare. Vi voglio dire un'altra cosa, che c'è scritto in questa delibera? Io non lo so dove leggete le cose. Tenuto conto che questo ente, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, ma dove l'avete letto meno di 5.000 abitanti? Che dice superiore a 5.000 abitanti? Voi volete dire che noi non sappiamo leggere, ma voi siete ignoranti proprio o in malafede. Questa è la proposta, non ho capito. Voi inventate a ripetizione. Voi il professorino che ha venuto a far perdere dire. Voi siete contro Roccadazzo, non vi piace l'edificio di Doglio. Avete detto che serve l'edificio di Doglio, non vi piace Guglielmo Marconi, non vi piace niente. Ricorrete contro tutto, ogni giorno. E mi fa piacere che cavillate. Poi arriverà il momento che risponderemo noi. Io per la verità ho detto che non vi rispondo proprio, perché non meritate risposte. Un gruppo consigliare che viene qua a cavillare e non va in ufficio, non va dal ragioniere, dal dirigente e informarsi realmente come stanno le cose, documentarsi, è un gruppo che è contro il paese. Ma noi non abbiamo paura di voi, non vi consideriamo proprio, vi parlo chiaro. Ci siete o non ci siete, votate a favore o votate contro. Ma questo è tutto. Quindi io propongo l'approvazione. Va bene, prego. Solo una presentazione breve. Interpretazione autentica. Ho semplicemente detto, visto che ormai la stiamo approvando in ritardo, chiediamo quella modifica. Perché lo dobbiamo presentare un documento dove c'è riferimento ad un articolo che non riguarda Rocca d'Aspide? Quello sto dicendo. C'è tutto un paragrafo che sono convinto che se ne sia dimenticato. Torno sul punto del dottore Capuano. Il piano integrato di attività organizzative non è una delibera come tutte le altre, è la delibera madre. La legge di semplificazione dal 2022 ha portato a convergere tutti i piani comunali in un unico piano integrato, dove c'è all'interno il DUP, il piano, il PEG. Ci sono tutti i documenti preliminari a questa relazione, in cui c'è scritto, il revisore scrive che si fa riferimento a una legge sotto i 5.000 abitanti e su quello... Ma la volta sotto i 5.000. E c'è scritto così, la relazione... Ma dove? Dove? Allora. E poi la portiamo in argomento e la portiamo alla... Ma quale preliminare? È una delibera che è riferita all'anno scorso. Se non c'entra proprio, non ha niente a che vedere. Voi siete degli emeriti ignoranti, vice sindaco. Non capite niente, per cortesia. E basta, per cortesia. Allora ricapitoliamo solo per onestà intellettuale.
questa l'abbiamo ricevuta tutti quanti, era la relazione dell'organo di revisione 26 settembre 2023, c'è scritto: gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre tale documento in quanto esclusi definitivamente dall'obbligo previsto dall'articolo, manca, lo aggiungo io, articolo 1,831 della legge 145/2018. È un qualcosa che non si attiene alla nostra relazione del revisore dei conti. Quello che ha detto il dottore Capuano, quello che dice lei è giusto, vice sindaco. Sulla delibera che proponete oggi c'è scritto che siamo sopra i 5.000 abitanti, motivo per cui io sto dicendo ci ritroviamo qui tra 10 giorni, approviamo una relazione corretta. Ma non conta niente quello che si è scritto là. Chi lo dice che non conta niente? Ma gli altri che devono... Stiamo deliberando che siamo sopra 5.000 abitanti, punto. Ma che stiamo parlando? C'è un refuso di... Se c'è un refuso, è un refuso che non incide sostanzialmente. Sì, sì. Ma che cavillo è questo? E manca quel paragrafo. Che sindaco, facciamolo finire, poi dopo... Concluda che passiamo a votazione. Concluda, consigliere, che poi passiamo a votazione. Concluda. Ripeto, vice sindaco, il piano integrato di attività organizzative c'ha un gravissimo errore che non è di copia e incolla, perché se avevate fatto copia e incolla non avevate inserito Rocca d'Aspide, lì avete inserito Rocca d'Aspide, il copia e incolla della checklist che vi è arrivato dall'ANCI prevedeva di mettere il nome del comune, lo avete inserito, non è un errore di copia e incolla. È un errore di copia e incolla. Votiamo stasera sopra i 5.000 abitanti. Ma come te lo dobbiamo spiegare? In francese? Il PIAO è quello su cui confluiscono tutti i piani. Passiamo a votazione. Chi è favorevole alla proposta? 8 favorevoli, astenuti? Nessuno, contrari? 4. La proposta viene approvata, votiamo anche per l'immediata eseguibilità, che è favorevole, quindi come votazione precedente. Ultimo punto all'ordine del giorno, scioglimento della sede di segreteria convenzionata Rocca d'Aspide ed Orchiara Trentinara, approvazione schema di convenzione con i comuni di Rocca d'Aspide, Feritto e Campora. Prego sindaco per l'illustrazione della proposta. Sì, grazie presidente. Allora si tratta semplicemente della... scioglimento della convenzione che avevamo con il comune di Trentinara e di Torchiara, che è intervenuta per effetto di una delibera assunta dal comune di Trentinara in conseguenza della scelta che il dottore Montefusco ha fatto rispetto alla possibilità di stipulare una nuova convenzione con un comune vicino al suo paese, quindi che ragioni di carattere familiare lo hanno portato a fare questa scelta, e quindi ha chiesto espressamente di poter essere liberato in quanto era molto più aderente alle sue esigenze, soprattutto di carattere familiare, poter prestare il massimo delle ore presso un comune vicino al suo paese di origine, e quindi questo atto è stato assunto dal comune di Trentinara di recesso dalla convenzione, ce lo hanno per la verità comunicato, e in conseguenza noi abbiamo ipotizzato ed immaginato, grazie alla disponibilità anche che ci ha offerto il dottore Gargiulo, che ringrazio, tra l'altro è stato con noi anche in passato per un breve periodo a svolgere l'attività di segretario presso il comune di Rocca d'Aspide, e quindi oggi noi sostanzialmente prendiamo atto di questo recesso della vecchia convenzione, dei comuni aderenti alla vecchia convenzione, e andiamo a stipulare questa nuova convenzione con i comuni di invece Felitto e di Campora, con percentuali sostanzialmente di ripartizione in termini di presenze e di riparto di spese che sono sostanzialmente quasi coincidenti con le precedenti, e dunque oggi noi avremo una nuova figura di segretario comunale, che la persona del dottore Sergio Gargiulo, persona valente che ha già con ampia esperienza, e che io ringrazio per la disponibilità che ci ha accordato e per quella che è la sua professionalità, che metterà sicuramente al servizio di questo comune come degli altri in cui fino ad oggi ha svolto la sua attività con diciamo grande attenzione e grande attaccamento e abnegazione al lavoro, per cui sono certo che avremo una guida sicura, un riferimento certo a garanzia di tutti, come devo dire la verità è stato fino ad oggi anche con gli altri segretari comunali che si sono avvicendati, e quindi faccio innanzitutto gli auguri al segretario comunale e vi invito a
a prendere atto di questo scioglimento e anche alla previsione, diciamo, della stipula di questa nuova convenzione, con tutto quello che, non ve lo leggo, ma credo che lo abbiate insomma avuto modo di leggere, di atti conseguenziali ed adempimenti da farsi per poter procedere immediatamente, anche con una certa celerità, a ristabilire questo rapporto di segreteria tra i comuni aderenti alla convenzione. Prego, consigliere. Sì, volevo in qualità di capogruppo ringraziare il segretario Montefusco per il lavoro che ha svolto e fare gli auguri di buon lavoro al nuovo segretario comunale, quindi diciamo è anche una dichiarazione di voto del gruppo di opposizione per l'approvazione, insomma, quindi auguri di buon lavoro e questo semplicemente. Altri interventi? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, come votazione precedente. La proposta è approvata. Alle ore 19:12 si chiude il Consiglio Comunale della data odierna.